Presentata nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, la stagione d'opera e di balletto 2025 e la stagione concertistica 2025 della Fondazione Teatro Petruzzelli. Un cartellone ricco di proposte interessanti fra prestigiosi titoli d'opera, grande danza, spettacolare clownerie, tante top star del panorama mondiale, prime esecuzioni assolute commissionate dalla Fondazione e uno speciale evento fuori abbonamento. Il 1° maggio, infatti, il Teatro Petruzzelli avrà l'onore di ospitare la Berliner Philharmoniker diretta dal maestro Riccardo Muti, che ogni 1° maggio si esibisce in un luogo di particolare importanza per la cultura europea. Importante novità è stata la presentazione del nuovo logo della Fondazione Petruzzelli, che, come ha spiegato il sovrintendente Massimo Biscardi, richiama il tratto distintivo del teatro, la cupola dello storico edificio. Emblema di una città che non si arrende mai, neanche di fronte ai momenti più avversi, come ha sottolineato il sindaco di Bari, Vito Leccese, presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli. Abbiamo vissuto anni bui, non soltanto per la mancata disponibilità del teatro dopo l'incendio del 91, ma anche rispetto alle gestioni pregresse. Oggi fortunatamente possiamo dirci orgogliosi di aver un'istituzione che produce cultura e consente anche, con una fase di attento accompagnamento degli spettatori, a far crescere la città. Il Teatro Petruzzelli quindi diventa emblema di un mondo globale che attraverso la musica svolge un ruolo di grande ispirazione per tutta la comunità. Il teatro è il simbolo di ciò che la città di Bari e la Puglia intendono presentare al mondo, è una sorta di determinazione basata sulla bellezza, sulla cultura, su una idea del mondo globale che guarda alle culture, alle religioni, alle differenze, alle libertà attraverso la musica.